Ciao tesori, buongiorno e benvenuti in un nuovo video. Ciao! Oggi è lunedì mattina e ho appena finito di dare l'aggiuntina alla mia piccolina che si sta per addormentare e Ale è appena andato a portare Lara a scuola, ma oggi è una giornata super speciale perché sta per succedere una cosa bellissima, vero mamma? No. Piccola mi uccide. Comunque, dicevo, oggi è un giorno molto speciale, amore. È un giorno super speciale perché praticamente che è successo? Se avete seguito i video precedenti, sapete che Ale mi ha fatto, come al solito, sempre in anticipo, i regali per uno dei nostri mesiversari. Perché, come sapete, noi non festeggiamo soltanto l'anniversario, festeggiamo anche i mesiversari. Perché, boh, è una cosa carina, perché alla fine è un... Madonna, c'ho gli occhiali. Praticamente è una scusa come un'altra per festeggiare comunque alla fine, invece che una volta all'anno, tutti i mesi, cioè alla fine, perché diciamo che noi la prendiamo un po' come scusa per una cosa in particolare, soprattutto per farci dei regali più che altro abbastanza utili, nel senso sì, sicuramente ci sono dei regalini, di solito ce ne facciamo più di uno a vicenda e... Sì, ci sono anche dei regalini tipo simpatici, carini, coccolosi, con un significato carino, completamente inutili, ci stanno. Però di solito sfruttiamo questa, ed è partito più da Ale questa cosa, sfruttiamo questi mesiversari per comprare delle cose che comunque ci servirebbero a livello personale, tipo a me, Chiara, mi serviva una luce per fare i video e invece di comprarmela da sola così dal nulla ci pensa Ale e me la prende per il giorno del mesiversario, così si uniscono due cose. È una scusa carina per farci dei regali, che comunque è sempre una sorpresa perché non ce lo diciamo. È partito tutto dal fatto che io ho sempre speso molto per la famiglia, la casa, le cose di qua e di là, no? Paga le bollette, devi pagare la casa di qua e di là, ma poi ho sempre detto vabbè, le cose mie, poi ovviamente Lara eccetera eccetera, ho sempre detto, ma questa è una cosa pure prima di conoscere Ale, cioè io sono sempre stata così, vabbè sì, mi serve questa cosa a me, vabbè poi la faccio, tipo vabbè devo comprare questa cosa, vabbè sì poi la compro, se sono cose per me. Se è tipo per Lara, andiamo, facciamo subito, dai compra, paga, dai andiamo, famo. Invece per me è sempre vabbè sì, ma dai poi magari la compro, così, no? Ma non perché io voglia fare non so nemmeno io che cosa potrei sembrare, semplicemente il mio carattere, sono sempre stata così. Penso che siano strascichi del fatto che comunque quando è nata Lara non avevo veramente niente praticamente, quindi ve l'ho sempre detto, no? Se dovevo scegliere, ma manco c'era da farla la scelta, se comprare un pannolino a mia figlia o un mascara nuovo per me, ovviamente la scelta, che non era manco una scelta, era una cosa ovvia, ricadeva sul pannolino a mia figlia. Ma perché lì mo ci vuole, non avevo il prendo entrambi, lì era o uno o l'altro, e ovviamente davo a mia figlia, cioè ma manco a dirlo. Adesso per fortuna questa scelta non la devo più fare, però penso che il mio cervello un po' sia rimasto sempre così. E poi comunque sono sempre stata io così, ma proprio nella vita, ma pure prima di avere Lara. Fatto sta che insomma Ale però mi ha sempre detto: compra se ti serve, prendi, perché devi fare così? Non ci stanno problemi, puoi farlo, fallo, no? Però io sempre, ah oh sì, vabbè, poi però vediamo. Soprattutto agli inizi succedeva sempre questo. A lui serviva qualcosa, io senza dirgli niente sentivo che lui voleva, ah oh, mi piacerebbe questo, però mi servirebbe questo. Io zitta zitta glielo compravo e glielo facevo trovare a casa. E ovviamente anche con Lara ho sempre fatto così. Ecco, lui ha iniziato a farlo con me, soltanto che dato che io gli dicevo quando ricevevo queste cose, dicevo no, ma non dovevi, cioè non dovevi farlo, magari dicevo così, no? Vabbè, ma poi lo prendevo invece di dire grazie, basta, facevo prima. Ha iniziato a farlo proprio nel giorno del mesiversario, così è un regalo, è nel giorno del mesiversario, non potevo non farlo, no? Quindi alla fine abbiamo preso questa scusa per farci sempre questi regali. E adesso vi faccio vedere come che arrivano appunto tutti i regali che gli ho fatto per questo mesiversario e ovviamente ho preso anche due cose a Lara. Per me il mesiversario è un momento di condivisione anche con i nostri figli, quindi che comunque è la costruzione di un percorso, no? È comunque il festeggiamento di un percorso, di una costruzione dell'amore, e per quanto mi riguarda l'amore che noi condividiamo lo condividiamo anche con i nostri figli, quindi perché non festeggiare e fare un pensierino anche appunto a Lara. Vabbè, Zoe è piccola.
piccolina, però insomma, alla fine abbiamo preso anche una cosa per Zoe, però è una cosa che è più utile per la culletta. Vabbè, però fanno parte anche loro, no? Quindi niente, ho preso la palla a balzo, ho comprato queste due cose e spero che arrivino prima che torni da scuola, così gliele posso far vedere, non vedo l'ora. E invece appunto adesso vi renderò partecipi appunto di quello che ho comprato io ad Ale. Se volete vedere invece che cosa ha comprato Ale a me, dovete andare nel video di ieri. È arrivato Pacco. Sono incinta di nuovo. Non sei bello. Sì, chiudo gli occhi. Sto aprendo il primo pacco. È grande. Sono Lego. Sì, sono Lego, 100% sono Lego. E secondo me... se è la torre di astronomia hai fatto un'ottima scelta. Ma non è la torre di astronomia, è la sala grande. È la sala Perché grande. dentro c'è proprio il tavolo. Davvero? Ma Sì, che cavolo stai è dicendo? fighissimo. C'è il tavolo con le cose da mangiare. Ma io piango tanto! C'è il È fighissimo. basilisco, c'è Fox, la fenice che ha aiutato Mulan pure. Questa è una cosa piccola. E È cancelleria. il Sarà il planner di Grifondoro, Grifondoro. Sai grazie. perché? Lui ha preso un planner di questi 2021 Sì, sono e un quindi ha cretino. cancellato i numeri, li ha riscritti lui. Io ho preso un Ho planner. riscritto il Cioè, calendario da ha riscritto il zero. calendario a zero, quindi io per pietà e misericordia gliene ho comprato uno senza numeri. È veramente figa sta cosa. È veramente figo sta cosa, gli altri non La l'hai voglio fatto. io. La vuoi tu? Dai. Quanto pesa? Aspetta. Aspetta. No, no. Vediamo. Aspetta. Vediamo. Aspetta Oddio, io un sto attimo. piangendo Ti faccio dentro. vedere, no? Guarda. Squasciami. Vediamo. Sono tutte Sì, penne con gli penne da accenti disegno. Oddio da sì, disegno. Guarda, oddio di tutte le sì. Tutti i colori colorazioni che vuoi. possibili e immaginabili. Esatto. E io userò soltanto la nera e la rossa. Oddio, che bello, Ma ti piace cancellerie! Da davvero? morire, lo volevo. Davvero? Lo volevo. E poi vabbè, è bello proprio in generale È perché molto bello. Sono oh, figa. felice, felice, felice un botto. Questa è una cosa che abbiamo in comune, io amo la cancelleria, infatti la volevo pure io questa, mi piace Beh, so tantissimo. cosa regalarti una settimana di queste senza motivo. È bellissimo. Oddio! Sono comprato il mattone Supreme con Carlo. Che cosa Ne comprare? sarei stata Oh capace. sì, pesa un botto. Sì. Ma ci stai mettendo peso tu sopra? No. Lo sto tenendo perché ho paura che lo puoi Se cadere. apro gli occhi capisco cos'è. Sì. Sono delle luci Delle luci da praticamente. riempimento, praticamente tu le metti dietro e il muro diventa del colore del quale è la Che vuoi luce. tu? Non chiudere gli occhi. No. No. La forma, conoscendo il tema che hai preso per questa cosa, la forma la immagino. È una bacchetta, sì o Ok. no? Sì, è una bacchetta. No, Questa io non forma ti dico è cos'è. una. Sappiamo entrambi che è una bacchetta. Ora. Sì, buona. Se è la bacchetta. Desilente quella prima che mi piace a me, la mia preferita quella. Potrei piangere. Se non è quella, sono felice comunque perché volevo fare la collezione. Esatto, perché iniziamo da una e poi riprendiamo Ok, tutte. sì. Ok. È quella giusta, vero? È quella giusta. Fai la popò. No! Poponima Maxima. Sono 2 giorni che non Popo, popo. fa la popò. Ma No, un uno. giorno. Un giorno. 2 giorni fa me lo scordo. Fai la popò. Falla. Dai. Ale è andato ufficialmente a prendere Lara.
Allora, ho organizzato una caccia al tesoro per casa, per uno. L'altro, non lo so, non, cioè tipo, boh, non so come darglielo. Adesso sta nello scatolone sopra la TV, non lo so, mi inventerò qualcosa. Qualcuno è ritornato e Ale gli aveva anticipato che c'è una caccia al tesoro. Ah, prima di tutto, com'è andata a scuola? Bene. Allora, io ti do il primo bigliettino. C'è scritto: è finta ma non sembra. Finta ma non sembra. Mm-hmm. Guarda anche il disegno, te l'ho fatto per aiutarti. Quella. Vedi un po'. Vedi se ci stanno biglietti dentro. Puoi sollevarla se vuoi. Sì. Sì? C'è un biglietto. Oh, c'è un biglietto. E che c'è scritto nel biglietto? Vediamo un po'. Che c'è scritto nel biglietto? Ci serve per vedere YouTube. La TV? No, 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 non è la TV. No, nemmeno. Il computer? No. Il telefono? No. Per internet. L'internet? Dov'era l'internet? Dov'era l'internet? Qua. Qua? Qua dietro c'è internet. Ci sono dei bigliettini per caso? Sì! Sì? Oh, hai trovato un altro bigliettino? Ok. Che c'è scritto qui? Vediamo un po'. Non so leggere, non cosa vado la prima. È comodo, c'è scritto. Il divano. Il divano è comodo, hai ragione. Il divano è molto posso comodo. Qua, bigliettini? Sì. Il divano è comodo. Vado. Vediamo un po'. Che c'è scritto? Ci sta Zoe. Nella carrozzina. Nella carrozzina. Ah, ok. Beh, sicuramente non sta sopra. Beh, chi te lo dice? No, sicuramente sta sopra. Io guarderei sopra. Non sopra Zoe, Vorella. Prova a fare meglio piano piano, delicata, delicata, vedete c'è? Un vaso di fiori. Sono belli, c'è scritto. Ah, come c'è un vaso di fiori? Oh, questo è un vaso di fiori. Oh oh. Che cos'è? Che c'è scritto? Nuotano spesso. La tartaruga. Vediamo un po' se le tartarughe hanno qualcosa per noi. Ciao Agua, ciao Sand, ci avete qualcosa per noi? Oh, l'ho già trovato! Che c'è scritto? Ci riscalda. Cos'è ci riscalda? Il termosifone? Oh, sì. Termosifone. Ci giochi sopra. Camera. In camera, ma dove giochi sopra tu? Lo togli. Oh, oh, oh. C'è un bigliettino. È l'ultimo! Sei arrivata! Sta nel tuo letto. Mamma l'ha scombinato apposta. Uh-oh! Questo lo volevi! Vediamo un po'. Ok, sì, sono tante. Ammazza! Sì, Asce, sì. C'eri anche tu dentro, sono mamma, un... sì. Che cosa? Wow! Guardate la roba! Prima. Oh mio Dio! Madonna quanto è pieno! Ah. La borsa di Mary Poppins. Madonna la roba! Oh Madonna! Madonna guarda quanti colori, guarda che belli! Allora, fermatela, aspetta, c'è un'altra cosa, aspetta. Mo ci giochiamo, però aspetta, c'è un'altra cosa. Te l'avevo detto che... Ma hai controllato bene in stanza perché l'altro regalo doveva stare lì. No. Dove stava? Controlla bene. Vieni, mamma. Ci siamo sbagliati. Ci siamo sbagliati, mamma. Ma non è arrivato. Vabbè. No. Ci siamo sbagliati. Cos'è questo? Ma che cos'è sta roba? Allora non ci siamo sbagliati. Ma questo allora è un regalo. Ah. Ah! Dov'è? Dov'è? Ce lo va a mangiare. Dove va? Dove va? Ma dov'è? Sì.
Povera What? Tu hai ancora 15 anni, non siamo ancora in quel momento dove ti chiudi in camera. Ma sì, oh, sì, si è chiusa veramente in camera. What? Che cosa succede? Ma c'è un bel regalo. Ma che... o no? Perché io mi chiudo in camera se ci rimango male. Esatto. Ora vedi, è sparita là. Ma dov'è? Ma ti piace? Ok, quando si ammutolisce vuol dire che le piace tanto. Bene. Ti piace? Sta facendo movimenti con la testa. Nini, ti piace? Mi sei ammutolito, non te l'aspettavi? No. È perché ogni volta che lo vedevamo gli dicevo sempre che era un regalo da Natale o da compleanno. Esatto. Ma lo voleva tipo da... Ma quando abbiamo visto Mandalorian? Mesi. Fatevi un'idea. Siamo che noi l'abbiamo visto. Casa. Oh, ce l'abbiamo fatta. Oddio. Il bambino verde. Ciao.